14 appuntamenti tarati sull'attuale momento, ma soprattutto sui prossimi mesi di convivenza con il virus. È questa la proposta che Confartigianato Verona, in collaborazione con UPA Servizi, rivolge agli artigiani veronesi come contributo alla ripartenza in vista di un mercato con dinamiche e sfide nuove. Ci siamo chiesti come aiutare gli imprenditori veronesi in questi giorni che mancano prima delle riaperture e così abbiamo pensato a un calendario di seminari online e gratuiti per tutti che partiranno il 29 aprile e arriveranno fino al 3 di maggio. Gli argomenti saranno quelli più importanti in questo momento: la sicurezza, la sanificazione, il controllo di gestione, la pianificazione della liquidità, il MEPA, il recupero crediti, ma anche un'attenzione alle relazioni, alla gestione dello stress, alla comunicazione interpersonale. Parleremo anche di mercato elettronico e di disegno CAD. Tutti i dettagli sul sito confartigianato.verona.it. Vi aspettiamo. Tuttavia, a 2 mesi di fermo, le nuove aperture dedicate alle attività imprenditoriali avanzano a singhiozzo. Roberto Eraci Sareri, presidente di Confartigianato Imprese Verona, commenta così l'allentamento delle misure di sospensione per le aziende introdotto dal nuovo DPCM firmato dal Premier Conte. È inaccettabile riaprire alcune attività come il settore del benessere il 1° di giugno. L'abbiamo detto più volte, noi siamo già pronti a riaprire domani mattina. Abbiamo presentato a livello nazionale il nostro protocollo con la massima consapevolezza e responsabilità, con tutte le indicazioni possibili per poter lavorare in sicurezza, tra le mascherine, lavorare su appuntamento, il distanziamento sociale, tutto quello che ne consegue, sapendo benissimo che questo avrebbe comportato una riduzione dei guadagni delle nostre imprese. L'esasperazione delle persone che ci chiamano tutti i giorni, noi la sentiamo e la conosciamo molto bene. L'appello di Confartigianato è che si rivedano subito queste posizioni, perché la situazione veramente non sfugga di mano.